Buongiorno, oggi siamo nella splendida cornice del Telegram, Casa del Romano. Telegram, ma innanzitutto tempo, che comportazione è questa? Perché siamo a maggio e non va bene. Comunque andiamo sul Monte Antola. Andiamo. Ah, oh, ashike che semo. È un pochettino alta. Dopo un'ora e venti siamo arrivati in cima al Monte Antola. E ciò che si vede è più o meno questo. Ehi, ma allora! Aiuto! Siamo molto felici. Sono felice io. Bene, ora che abbiamo pranzato e siamo satolli. Satolli! Inizia a piovere. Satollo! Come da previsione. Abbiamo il potere del kiwi. Il kiwi, kiwi. Li vuoi quei kiwi? Wow, l'ho detto giusto la prima. Bella. E niente, torniamo alla base perché è un tempo del merda. Io devo... C'è questa discesa e sì che nuovamente siamo deficienti. Furbissimi. Intendiamo rotolare giù e vediamo cosa ne viene fuori. Dai. Cameraman. Ci sarà un montaggio con una musica buffa. Allora, bravo, il cellulare in effetti non è strano. Allora, rifà il cameraman e io faccio il cellulare keeper. Allora, se sbocchiamo, speriamo che YouTube non ci censuri. Censuri? Bello censuri! Mi piacciono. Censuri. Allora, Lorenzo, piacciono gli accenti, rotolare. Lorenzo, a 5 anni, sa contare fino a 10 e allacciarsi le scarpe da solo. It's been a pleasure. Andiamo? Non la faccio! Molto. No, Lore, occhio, vira. Che sì. E replay. Già, cazzo, vai. Mi sento un po' vicino alla merda di cavallo che... Vabbè. Cosa c'è di là? Ma che bello, così vi fermate. Vi fermate per forza e non per vostra volontà, perché. Tieni. Pausa. Raga, prova a mettermi in piedi. È troppo enorme, volevo prenderla meglio. Che fiero che siete contenti. Tantissimo. Siamo andati giù veloce. Questa avete preso una buona velocità. Benvenuti su National Geographic. Oggi siamo in cima a un albero per vedere Fabio che si arrampica. L'altro albero si scivola. Lo vedete nel suo habitat naturale. E si arrampica come un lamantino. Sto facendo National Geographic. Ma non abbiamo il solo host che sussurri nella foresta. Esatto. E invece abbiamo un esemplare di Marco che si sta avvicinando a compare col dingo. Sei stato un tot guardingo. Mi raccomando, è importante fare silenzio, altrimenti ci nota e scappa. Franca la codinanza.
come volevassi dimostrare. Riela, siamo sulla strada del ritorno ed è venuto a piovere, quindi siamo zuppi frascichi, senza contare tutto il fango che ci portiamo appresso. Però siamo quasi a casa, cioè siamo quasi verso la macchina e poi merenda al bar. L'altra la macchina! L'altra la mia casa! Transizione sulla mia narice e al bar. Avete capito? Siamo arrivati al baretto, merendina. Salutate tutti. Ciao ragazzi! Ah. Ciao! E questo è quanto.